Ciao a tutti, eccoci in un nuovo video. Guardate cosa vi faccio vedere. Voilà, voilà. Meraviglia delle meraviglie. Siamo a Genova. Oggi vi porto con noi a Genova. Giornata da 26 gradi con poco sole, diciamo un sole pallido pallido. Mamma, guardate, spettacolo. Niente, gireremo insieme a Genova, starete con noi tutto il giorno. Buona visione a tutti. Guardate, c'è un commentate, commentate, fatemi sapere se l'avete mai vista, se ci siete mai stati, se ci vivete. Questo galeone meraviglioso, guardate. Anche questo si può visitare. Tanto adesso andiamo in giù e vediamo tutto. Questo è l'acquario di Genova, per chi non lo conoscesse. Mettiamo anche l'acquario di Genova nella lista. Italy. E siamo arrivati al porto antico, però siamo sulla sopraelevata. Parcheggiato al parcheggio del porto antico di Genova. Alle spalle abbiamo la nostra auto. Ed eccoci qui, lì stanno facendo dei lavori, vedete le due gru? Vabbè, che vi devo dire qua proprio. Genova, Genova! Ah, tra l'altro sono andata dall'estetista, non so se si vede, sì. Mi sono fatta fare, volevo farmi fare la pedicure curativa, ma l'estetista mi ha detto non c'hai niente da curare, i tuoi piedi sono perfetti, e quindi mi ha fatto la pedicure normale e poi la French, però smalto normale, non ho fatto il semi permanente come nelle mani. Ok, adesso avviamo Maps a piedi e ci tuffiamo in un bellissimo luogo. Ammirate insieme a me. Cosa dire? Ma di chi sono? Ah, di quel signore che è appena salito. Ecco, è tuo questa meraviglia. Madonna, ragazzi. Mi gira la testa. Veramente. Perdo l'equilibrio, com'è? Mamma mia. Niente, io perdo, guardate. No, vabbè, che vi devo dire? Questo è quanto. Ascensore panoramico e adesso sono le 15:45. Qua è il caffè? Questo è il bar? Sì, gelateria, di un ristorante pizzeria, questo è bar. E dove lo leggi il bar? Qua, sei sicuro? Vabbè. Caffettino. Allora, eccoci, siamo quasi vicini a questo posto splendido. Guardate quanta gente che c'è lì, quella è la biglietteria dell'Acquario di Genova, considerate il fatto che sono le 16. Il Museo del Buio. Del Buio, ciao! Chiedi! Il museo del buio. Oh, Madonna! L'hanno spostato a Roma? Eravamo No. venuti a vederlo, internet non lo dice questo! E cosa ci consiglia di andare a visitare allora? No, ma l'acquario non ce l'ho di voglia perché vorrei venire tutto il giorno. Mannaggia. E vabbè, vedremo un'altra cosa, ce n'è, siamo a Genova, eh? Sì. Vediamo cosa ci consiglia. Museo Marittimo. Con il sottomarino. Un paio d'ore? Sì. E chiude tra 2 ore o prima? Senti, il galeone. Galeone possiamo visitare. Anche. Il galeone dei pirati. Grazie, cara.
dalle 9 dalle 10 alle 17. Ma non è del mare. È aperto fino alle 19. Ok. Oh. Scusa, per il galeone pensi che facciamo in tempo? Alle 17. Ah, andiamo lì. Qua. Sì? Dai, sì, ok. Sì. Vediamo. Il museo dell'immigrazione che l'hanno aperto. Ah, ok. Qui alla commenda dal lato della strada ed è questo qui. Ah, ok. Va bene. Vabbè. Andremo al galeone. Andiamo dei pirati. Grazie mille, cara. Ci sei stata molto d'aiuto. Allora, update. Il museo del... Sì, ma aspetta perché esci tu. Di dove? Oh, ok. Vai avanti. Allora, per, il museo del... Vai, perché io cammino veloce. Il museo del... Il dialogo del buio, che era il museo del buio, che era un museo fantastico nel senso che... si poteva apprezzare, quindi immaginare più che osservare ciò che le persone non vedenti vedono con tutti gli altri sensi tranne che appunto con la vista. Quindi ci tenevamo a vedere questo museo, ma dice che è stato la guida turistica, la ragazza, ci ha detto che è stato spostato a Roma e quindi adesso abbiamo optato per andare a visitare il galeone dei pirati, che è quello che vi ho fatto vedere prima dalla sopraelevata e ce l'ho davanti. Ecco qua, da vicino, il galeone dei pirati, che adesso andremo a visitare all'interno. Come si chiama questo dio? Molena. Come? Ah no, il dio è Nettuno. Nettuno, però che è il dio del mare? Mettevano, sì, però quello sì. Che mettevano davanti alle barche si chiama Molena. Ah, che di okay. Solito ci mettevano una donna, perché portava fortuna. Ah, ecco. Che bello, ragazzi. Che bello che è. Vediamo. Non so neanche se dentro mi facciano riprendere. Questo è il vero galeone dei pirati. Che acqua sporca. I cannoni. Voilà. Mamma che bello. La rete. Non so se mi fanno riprendere qua. Vediamo un po'. Ciao. Ciao. Per favore non è più vero. Posso andare? Sì, sì. Ti aspetto qua dalle scale? Sì. Oh, che bello, sopra il libero. Ecco i cannoni. Oh, che bello. Guardate il sole che batte qua. Sembra dipinto. E vabbè. Due ancore. Bellissime. Guarda, qua è la postazione dei cannoni. Oh, che bello. Oh, che bello. Oh, che bello. Ma questo era dei pirati. Guarda le lanterne qua. Oh, vecchie di ferro. Questa ce la stiva qua, sicuro, né? Sicuramente sì. Sì. Solo che c'è dentro tutto. Oh, che bello. Guarda, questa è la cucina loro. No? Dovrebbe
gambe. Perché davano un fuoco qua di qua, che c'era dentro la miccia, con la polvere partiva. Ma che bello! Piccolo che... perché è nella prua. Eccola sopraelevata dove eravamo prima. Piccolo perché è dalla prua. Invece in quelli laterali le bocche sono più grosse. Ma che bello questo! Eccomi dalla parte più alta. Bellissimo. Ma veramente bellissimo. L'Italia è bambina Africa. Vedi Massimo mi ha dato 30 euro per Africa, quello che vuoi. Dai quello che vuoi. No, dai quello che vuoi. Perché noi siamo tanti ducati africani. Se no. Che ti ha dato a te? Non ce la faccio più. Non li ho 10 euro dai, no, non li ho. Andiamo dai, ciao. Quindi tartarughina, Rolex Panerai, Rolex a te chi ti ha dato? L'elefantino. E l'elefantino, ma che diceva dove li dobbiamo mettere, che non ho capito. Quello lì te lo metti sotto al letto, questo qua me lo metto io sul comodino. Che cazzo ne so. Non dire parolacce. Oh, scusa. Davanti a noi abbiamo la torta umana, sì. Happy Birthday. Ma anche tanto buona. Ma però. Dai, allora io mi devo mettere la tartaruga sotto al letto, ma perché, il motivo qual è? Non lo so, non ho idea. E tu sul comodino là? L'elefantino. E vabbè, che ti devo dire? Io sotto al letto, cioè a te ti viene facile, ma io ho la tartaruga sotto al letto. Vabbè, stasera la metto sotto al letto, poi ti mando la foto. Gioia! E allora siamo in macchina. Adesso il mio accompagnatore mi è andato a pagare il parcheggio e da qua ci spostiamo adesso in via 20. Che è la via, come si dice, la via più importante della città, quindi la via più importante di Genova che si trova al centro città. Perché lì poi abbiamo prenotato per cenare, proprio in via 20, no? Vabbè. In questo posto non ci sono mai andata, me l'ha girato una mia amica su WhatsApp e mi ha detto Barbie vai là, perché lei c'è stata, mi ha detto c'è uno spettacolo. E quindi non vedo l'ora di portarvi con me. Nel frattempo andiamo lì e poi lì a Genova centro, quindi a Brignole, c'è un negozietto di cinesini che vendono delle scarpe carine. Vorrei prendermi un paio di scarpe basse da passeggiata, e quelle che ho, che sono quelle dell'anno scorso, non mi piacciono più. E quindi vorrei cambiarle. Ecco qua. Quanto hai pagato per curiosità? 1 euro. Quanto? No. No, quanto tempo? Non lo so. Dice, fai vedere un po'. Vedere. Allora, 1,80 euro alle 15:30 siamo arrivati. Sono le 16:30. Un'ora. 1,80 euro un'ora. Genova, Porto Antico. Dove avete messo le moto? Si può parcheggiare? Oggi sì, domani no. Ah, okay, no, oggi. Grazie. Okay, grazie. Abbiamo parcheggiato, intanto mi posso pure levare gli occhiali ora, e siamo arrivati all'incrocio che c'è a via 20 Settembre. Allora vi faccio vedere. Ora io andrò a fare la via che ho di fronte perché voglio trovare quel negozietto di cui vi parlavo prima, così vediamo se mi prendo le scarpe. Vi ho fatto vedere prima, quando vi facevo vedere le unghie, le scarpe che ho ai piedi, ma non so, non mi convincono più quest'anno. Non so cosa mi dicesse, non so, deve cambiare forse i soldi per pagare il parcheggio, non lo so, io non ho voglia di aspettare, quindi mi incammino. Quando non mi troverà, mi chiamerà. Così funziona, credo, no? Quindi attraversiamo. Ecco, c'ho pure il verde. Così intanto io mi trovo sto negozietto. E poi, e niente, tanto c'è lui o non c'è lui, cioè
le scarpe le posso provare lo stesso, i piedi sono i miei, sono per me. Mercato, no vabbè, guardate, la casa del parmigiano. Oh, che bello questo mercato, coperto si chiama, è al chiuso, il mercato rionale, che bello, come una volta, guarda, è come una volta. Mamma, che bello, i colori sono bellissimi. Cioè, c'è una canzone che parla della spesa, che io spesso la metto su Instagram. Un chilo di zucchine, com'è che fa? Non mi ricordo. Guarda, queste che sono le spezie. Le spezie. Si fa un chilo di zucchine, non... mezzo chilo di... cos'è? Non mi ricordo. I tartufi, ah no, c'è porcini, scritto. I porcini sono quelli lì, non sono tartufi, cioè. No, io ho letto lì tartufi. Ah, vabbè. Quelli sono i porcini. Sì, quelli sono porcini, cazzo che bello. 38. Pesce surgelato. E poi, ah, questo è chiuso, di là c'è un'altra via. E va bene, ragazzi. Ci siamo appena fermati. In un, cos'è? Un Rena Suite, vabbè, un locale, una caffetteria, qui in via Pieni, quindi ci siamo seduti qua fuori. Non mi ha neanche fatto vedere come mi sono vestita. Vabbè, allora ho questo vestitino a righe con questi collanti di spalle che mi piacciono tanto, cotone, poi qua c'ho questa cucitura che non è grafico, è una cucitura normale. Mi va giù, aspettate, ma me lo fai tenere un attimo, ma faccio vedere ai miei amici come sono vestita, fai vedere fino a dove arriva il vestito, ma già tu non vedi, sì? Ancora? No, sì. Vieni, ok, quindi qua, metto qui e poi ho queste scarpette, ecco, adesso vi faccio vedere le scarpette che ho preso in quel negozietto, perché le ho trovate, anzi ve li faccio vedere dopo perché qua c'è troppa musica e quindi è meglio dopo, Ciao cara, no, sì, io un crodino, per favore. Due crodini. Ma i crodini fate l'aperitivo? O no? Bevete solo? Sì. Perché poi dalle 8 abbiamo prenotato, quindi beviamo solo, niente da, niente stuzzichini. Grazie cara. Niente, qua siamo rimasti male per questo dialogo del buio che è a Roma. Cosa dice? Dialogo nel buio Genova. Però dice chiuso definitivamente. Ma siamo impazziti. Adesso, stamattina non me lo dava. Pure a me, mi diceva che era aperto. Cazzo. Vabbè, intanto dai. Abbiamo ordinato questo crodino, aspettiamo che ci arriva. Aperitivo non ne facciamo, perché quanto manca per il ristorante? Se vuoi andiamo anche prima. Vabbè, che ore sono? Le 6. Vabbè. 2 ore, perché hai prenotato alle 8? Sì, se no. Allora, ha chiamato 2 volte per prenotare. Allora. Vero? Guarda, beh. Ha chiamato la prima volta. Mi chiama e mi dice, ho prenotato per stasera. Siccome che ancora qua io sono vestita così, ma c'è chi ha le maniche lunghe, le giacche, giusto? Sì. E la sera le temperature si abbassano di tanto. Ora quanto siamo? 23? No, saremmo 25 adesso. 25, vabbè, però la sera secondo me c'è bisogno della giacca. Allora, quando mi ha detto che aveva troppo caldo, mi è preso un incubo, perché siccome che questo locale ha una terrazza bellissima, molto meritevole, però io, freddolosa per come sono, avevo paura di sentire freddo, quindi gli ho detto, ma no, dimmi che voglio il tavolo dentro, mi raccomando, non è che poi ci mettono fuori, e in più lo voglio vicino alla finestra, perché c'è un panorama bellissimo, e così il povero ha richiamato per la seconda volta e si è fatto riservare un tavolo adatto a me. Che meraviglia. Ci hanno portato il crodino, ecco l'altro, guardate che lo avvicino, ma non c'è la cannuccia e io voglio la cannuccia, quindi
adesso me la stanno recuperando, cioè il crudino senza cannuccia veramente non si può guardare, la fettina di arancio, tu non la vuoi? No? Grazie mille. Ok, adesso sì che va bene. Siamo arrivati a Piazza dei Ferrari, lì c'è la regione dove lavora Toti, il presidente ligure regionale, diciamo. È questo posto in cui dovremmo mangiare, col fatto che di fronte alla regione dovrebbe essere qua. Io non lo vedo da nessuna parte, però come facciamo ora? Dov'è? L'abbiamo individuato. Allora, la piazza è questa con la fontana bellissima, e lì di fronte c'è il ristorante giapponese che è il Sushi Si. Si entrerà sicuramente dal portone sotto, no? Dal portone corrispondente al palazzo. Hai trovato? Là? Ecco. E vabbè, ma tanto che vuoi andare a mangiare ora? No. Appunto. Quindi non vedo l'ora di andare, perché vediamo come si mangia e poi vedremo dall'alto questo spettacolo. Ci facciamo qualche foto qua dalla fontana? Allora, approfittiamo di questa bellissima fontana per farvi vedere le scarpe. Grazie, sì. Allora, li abbiamo pagati pochissimo e le scarpe in questione sono queste. E però con una mano come faccio? O mi tieni il telefono o mi aiuti? Grazie. Ecco qua, che belle, eh? Scarpe sono queste. 37, perché io ho il 37. E voilà. Poggiamole qua, vediamo. Senza carta. No, no, che le togli? Non le togliere. No, no. Ah, ok. Eccole. Vabbè. Glieli volevo fare vedere indossate, ma come ora lasciamo perdere. Come faccio qua in piazza? Anche perché non ci stanno neanche con la, col vestitino che ho. Cosa? Ah, scusa, c'è la velina. Ecco qua. Guardate che bello, là abbiamo il sushi che ci aspetta. Grazie mille. Voilà. Abbiamo girato fino ad adesso. Sono veramente stanca e come vedete mi sono seduta qua sul muretto dell'ingresso di non so che cosa. E niente, e praticamente sto aspettando perché la persona che è con me l'ho mandata in macchina a prendermi la giacca, perché ho pensato di sentire freddo dopo cena e quindi lo sto aspettando qua perché mi sono veramente stancata. Mi sono piaciute le scarpe? Eccoci qua, siamo appena entrati, questo è l'ingresso da via 20 settembre di Genova, Sushi Si, Japanese Restaurant, quindi ristorante giapponese, quarto piano. Ah, hai già... ah, ma ora c'è lo specchio, vabbè, allora tengo il telefono qua. Cioè, mi stava chiudendo, eh. No, amici, questa proprio, questo è il display. No, vabbè, questa proprio, quarto. Cioè, mi stava schiacciando. Quarto piano. Oh, che bello, sembra proprio bello. Come hai prenotato? Vai, chiedi tu. No, vado avanti io. Oh, che bello. Ecco la musica. Oh, oh. Buonasera. Buonasera. Ciao. Avevo prenotato... Dove si tratta? No, c'è una finestra. Di là? Ecco. Da specificare, vicino alla finestra. Grazie. Voilà, e vabbè, allora cosa dire? Vicino alla finestra. Bellissimo. Ne che figata. Che bello. E poi sulla terrazza ci mangiamo quando fa più caldo. Oh mamma,
che mi piace, guardate amici, che bello è. Qua c'è il tablet per l'ordinazione, no vabbè, sto riprendendo, e quindi ora? E dai, clicca! Clicca un po'. Che cosa clicco, gioia mia? Allora, io penso che abbiamo dal tablet, che è questo, dal quale si prendono le ordinazioni, penso che siano passate più o meno già 5-6 minuti da quando abbiamo chiamato il cameriere. Niente, qua non viene nessuno e, compreso il nostro, ci sono 3 tavoli, no 4 tavoli, 5 tavoli occupati, diciamo. Non arriva nessuno qua. Allora, un casino così, questo è per prenotare. Niente, non arriva. Non so cosa dire. Aspettiamo, guarda che sta arrivando una ragosta grossissima. Noi abbiamo ordinato tutto sushi. Vediamo se arriva questa ragazza. Avete visto, tipo? Niente, niente da fare. Certo che questa è bella, oh. Ma tu sei sicuro che qua chiami il cameriere attivo? Sì, scusa. Ma riclicca di nuovo su chiama il cameriere, una roba da matti. Sono passati 10 minuti da quando hai fatto chiama cameriere. No, beh. Vabbè, sono già quasi 2 minuti che glielo sto dicendo a loro. Roba da matti. Vediamo se arriva. Cioè, veramente. Cioè, se il locale è pieno, come si fa? No, non lo so. Quasi vuoto, eh? Cioè, sono passati più di 2 minuti, ora vado al bagno. Mi raccomando, per il vino, sì. Solo questo non ci vuole, perché non abbiamo ordinato da bere, perché cioè, vogliamo un calice di vino, non una bottiglia, perché beviamo poco, cioè un calice per 2. Niente, gli altri 2 camerieri sono fermi lì, che si girano i pollici, non so cosa dire. Non sono andare al bagno. Vado al bagno? No. Andiamo al bagno. All'inizio? Arriva. Allora, noi abbiamo, è la prima volta che lo facciamo, sì, questo, perciò non lo so, abbiamo ordinato, Abbiamo ordinato, ma non le bibite. Ma non le bibite. Visto queste cose che avete scelto, non è ancora inviato. Ah, fatto non piatto. Le abbiamo inviato. Allora te lo invio. Okay. Ok. Poi da bere cosa volete? Da bere, si può avere 2 calici di vino bianco, certo, fermo, sì, e un'acqua minerale gasata. Va bene. Vino calice fermo, mi detto, sì. Mi dici per piacere dove è il bagno? Al fondo corridoio, dritto al fondo. Grazie. Stavo cadendo. Il bagno, scusami, di qua? Grazie. Mi sa che abbiamo sbagliato noi. Qua cos'è qua? Qua si esce. Mi sa che abbiamo sbagliato noi prima di ordinare. Non lo so. Poi ho toccato un bel po', si è illuminato meglio. Ah, ma qua c'è pure un'altra sala. Qua è grandissima. Ma in fondo dove? Ma è che... Ma in fondo non c'è scritto niente qua. Ah, in fondo di là forse. Che è un castello. Dove sono i bagni qua? Una roba da matti, in cucina dietro. Ah, eccoli.
Ma che grande! Oh mamma, quelli sono per gli uomini. Questi vabbè per gli invalidi. Oh ma, mamma mia, che bagno bellissimo! Non so cosa dire, veramente. Ma veramente non so cosa dire. Bellissimo. Oh, il fasciatoio per i bimbi. 4 bagni ci sono. Eccomi qua. Questo è fuori servizio. Andiamo qua. Ovviamente non sappiamo i nomi, giusto? Quella era un'insalata di non so cosa. Dovevamo fare le foto. Questo, fragole e salmone, ma non c'è qui, non c'è qua, gamberetti. Gamberetti e salmone. E questo? Quello lì non lo so. Sì, vabbè. E questo è il vino. La fretta di mangiare, mi sono dimenticata di farvi vedere cosa stiamo mangiando. Comunque è arrivato qui, è arrivata questa rana vaporizzante con la conchiglia, la scala e tutto il resto, il ghiaccio. Qua abbiamo finito questi ravioli. Qua abbiamo messo l'insalata, era una specie di insalata con mango, pesce spada, gamberi. Qui salsa fai da te. No, ma questo è fantastico. Altri ravioli. Mamma, amici miei, questo è favoloso. Favoloso. L'abbiamo quasi finito. Abbiamo mangiato benissimo. Io sto bene. Non sono né sazia che sono appesantita e né nel digiuno. No. Tu vuoi qualcosa? Non è la prima del dolce. Vuoi qualche altro? No, tesoro, no, okay. No, no, no. E allora adesso stiamo ordinando il dolce, che però è al di fuori del menù. Nel senso che questo è un all you can eat, ma il dolce non è compreso. Quindi noi lo stiamo prendendo a parte. Io ho scelto lo Stra Bounty, che dovrebbe essere un dolce al cocco, mentre tu pistacchio, la mousse di pistacchio con un coro di cioccolato. Cioccolato fondente o non sai? Non lo so. Mousse di pistacchio con il cuore di cioccolato, poi vi facciamo vedere appena arrivano. L'abbiamo richiamato questa volta bene, ma non arriva lo stesso però. No, ma... no, questa non si può veramente. Quando arrivano? Questa volta è illuminato vero sul sì. Tablet. Sì. Facciamo vedere a loro, guardate amici. Allora, questo è illuminato veramente. Vedete? Perché se io lo disattivo fa così. Aspettate. Ecco, è più spento come luce, mentre quando clicco servizio si attiva. Ma il cameriere non arriva. Forse non abbiamo capito noi come fa. Come? Così? Così lo spegni? Capito, non continuare. Così lo spegni, così servizio, chiama il cameriere. Gli dovrà vibrare il tablet perché c'ha lui. Ma sto cameriere nisba. Non c'è. Non c'è nessuno al ristorante, neanche il cameriere. Mi fai morire. Sì, ti devo dire, non c'è nessuno. Ecco. Non arriva nessuno, io te lo dico. Clicca, vai, accendi spegni. Accendi spegni, neanche ci guarda. Neanche ci guarda. Ma come fai fuori? Non so cosa dire, ecco arriva quest'altro. Ecco, arriva l'altro. No, niente, è andato a stare la camera. No, adesso chiamiamo quello là che almeno se lo può fare ancora un altro. Ma chiamalo così, scusa. E l'hai illuminato, l'ho fatto vedere anche a loro. Accendi spegni, cioè. Niente, qua non ci considerano. Non so cosa dire. Niente, neanche ci guardano. Ecco che l'ha chiamato. Oh, per i dolci. Allora, uno, ok.
E due, ok. Deve inviare. Devi inviare? Inviare. Devi schiacciare il carrello. Carrello? Però scusa, per chiamare il cameriere come si fa? No, aspetta, le bacchettine le voleva portare. No, le bacchette me le porto a casa. Ma queste qua sono già sporche, no, poi da sporche. Ah, ok, grazie. Grazie. Sono sporche, se non le abbiamo usate. Ma l'avevo messo, sì. Le dadi a sporche, volevo portarmi le bacchette a casa. Ecco i nostri dolcetti, Stra Bounty, ma il tuo come si chiama però? Mousse di pistacchio con cuore di cioccolato. Ah, ok, una mousse di pistacchio. Guarda, c'è anche la carta argentata come facevo vedere nella foto, ma quella si può mangiare? Sì, sì. Non so. Pronti per andare via? Allora, volevo dirvi che i colori di queste luci laterali, come vedete, rappresentano i colori della bandiera italiana. La regione Liguria tutta illuminata e anche la fontana. Ok, la fontana ce l'abbiamo là, è quella che vedevamo da su. Abbiamo finito, abbiamo mangiato benissimo, il pesce è freschissimo. E sentite un po', c'è un artista di strada, io adoro gli artisti di strada. E suona la tromba. E adesso andiamo al parcheggio, vediamo quanto abbiamo pagato, sono troppo curiosa, mi piace molto. 5 euro. Chi te l'ha detto? Io, perché da quando siamo arrivati, fino alle 21 ho pagato 5 euro, dalle 21 in poi non si paga più. Ah, ok. Mi piace molto, come si dice, confrontare i prezzi dei vari posti, dei vari luoghi in cui si va. Quello più caro è Monte Carlo, no? È abbastanza, sì. Niente, adesso andiamo in macchina e ci ritiriamo a casa. E basta, appena arrivo a casa poi ci salutiamo. I cari giapponesini avevano fatto i finti tonti, non mi avevano dato poi le bacchettine, mi avevano detto che mi avrebbero dato quelle da asporto. Poi meno male che il mio accompagnatore gliel'ha richiesta al momento del pagamento ed ecco qua il risultato. Questi non sono quelli da asporto, ma sono quelli che tengono sui tavoli, quindi qui gatta ci cova, comunque me le porto a casa. Altre si illuminano, sono quelle di chi è morto. Ma davvero? Sì. E allora questo è il Ponte Nuovo Morandi, sapete tutto di questa tragedia e lo stiamo percorrendo. Le 40 luci lampeggianti sono per chi è morto. Madonna. Bellissimo come ponte. Bello. Sì, il ponte sì, però il ricordo... Il ricordo non è tanto bello. Madonna. E niente. Si rientra! Ieri sera mi sono dimenticata di chiudere il vlog. Vabbè, cose che capitano, niente di che. Quindi adesso mi trovo al giorno successivo appunto a questo vlog di Genova che voi state guardando. Niente, vi saluto, vi mando un bacio grande grande grande, vi do appuntamento al prossimo video e se volete farmi un regalo lasciatemi un bel like perché tanto è gratis. Ciao, grazie a tutti amici.